Gentili signore e signori, un cordiale buon pomeriggio da Andrea De Luca e Alessandro Petacchi. In nostra compagnia, in rappresentanza dell'organizzazione della Federciclismo, anche Fabrizio Cazzola. Oggi mondiale gravel, la località di partenza, le bandie, abbiamo visto anche Spresiano, Treviso, quindi il velodromo lì in costruzione. Sembra che arrivino buone notizie finalmente, ma per sapere di più, giovedì l'intervento del presidente federale Cordiano Dagnoni, qua la cerimonia del foglio firma per la gara che si è svolta sabato, che è stata la prima grande prova. Fabrizio. Sì, una prima grande prova dove abbiamo visto le ragazze darsi battaglia fin dall'inizio. Abbiamo visto la partenza al Lago Le Bandie, una località speciale per noi. Ha ospitato il mondiale qualche anno fa e adesso mondiale gravel, un parco permanente dove si può far di tutto: canottaggio, nuoto, triathlon, passeggiare oppure correre. È il nucleo dello sport a Treviso per quanto riguarda alcune discipline, ad esempio triathlon spesso usato. Ecco Remo Mosole, che è stato lo storico patron per tanti anni di una società prestigiosa che esiste ancora, naturalmente la Trevigiani, però con la presidenza Mosole era una delle squadre dilettantistiche più forti d'Italia, in compagnia proprio di altre squadre della zona come i rivali della ZALF Desire Fior di Castelfranco Veneto, che però hanno forte radice anche qui a Pieve di Soligo, perché la sede di partenza è Le Bandie. Vediamo con le nostre immagini registrate proprio la partenza da questa località con Cordiano Dagnoni, presidente del Federciclismo, presente. Abbiamo visto Daniele Pontoni e questo è il percorso. Fabrizio, lascerei a te spiegare il percorso. Ah, è un percorso molto insidioso sia per gli uomini che per le donne. Dalla partenza del Lago Le Bandie c'è un primo tratto lungo il fiume Piave, un fiume storico. Si arriva poi nella zona di Susegana, si percorre il castello di Collalto, si scende poi nell'abitato di Pieve di Soligo dove si passa per la prima volta sia per gli uomini che per le donne. Da Pieve di Soligo si percorre la strada che porta verso il mulinetto della Croda, si fa la prima salita a Arfanta per poi scendere nuovamente, diciamo, nella zona del lago di Revine, si percorre completamente il lago, si prende un altro piccolo muro, il muro di Nogarolo, discesona per transitare poi sul muro del Ca del Poggio. Ecco le immagini che vediamo in questo momento, salita molto particolare. Dove continuamente il Giro d'Italia fa tappa, è un muro durissimo e come si vede anche dalle ragazze qui stanno facendo molta fatica. È celebre nel ciclismo questo muro, gemellato con altri muri celebri come il Mur de Bretagne. Il muro di Ca del Poggio ha visto i passaggi di campionati italiani, di tappe del Giro d'Italia, splendido per la collocazione geografica e splendido anche tecnicamente. Magari Alessandro Petacchi quando era corridore non lo amava così tanto questo muro. Ma credo che in pochi corridori possano amare questo muro. Visconti muro... Visconti sì, perché qua c'ha vinto il campionato italiano. Chiaro che è un muro molto impegnativo, la pendenza è eccessiva e quando viene soprattutto ripetuto più volte, ci sono passato varie volte con il Giro d'Italia, è chiaro che lo ricordo molto bene. È un muro che se viene fatto, diciamo, nel gruppetto si fa con calma, però se sei in piena corsa è chiaro che bisogna impegnarsi molto. Spieghiamo che questa è la variante per il mondiale gravel, che non si vuol far mancare nulla. Sì, diciamo che dopo il muro di Ca del Poggio si ripassa per Pieve di Soligo, inizia un tratto molto tecnico nei palù e nella zona comunque del Piave, per poi ritornare nella zona di Col San Martino dove iniziano le salite e i guadi come si vede in questo tratto. Muro di San Vigilio, famoso per il trofeo Piva, e poi si fa questo tratto qui e da lì inizia la salita inedita delle serre per poi passare nella salita delle Tenade e infine scendere fino a Pieve di Soligo passando per l'ultimo muro decisivo con Lagù e San Gallo. Diciamo che Nieva Doma ha deciso di prendere il largo ben prima, non ha voluto portarsi Persico e Demi Vollering che abbiamo visto alle sue spalle inseguire. Eccole qui le due atlete, siamo qui veramente di fronte all'eccellenza del ciclismo mondiale.
con la bravissima Silvia Persico, tra l'altro lei, ricordiamolo, ciclocrossista che ha iniziato a fare strada con la Valcar, grandi successi, quest'anno è passata alla UAE Team Emirates ADQ e grandi successi, grande stagione anche per lei. Nevia Doma, grande scalatrice, ha preso il largo, Demi Vollering, le due inseguitrici hanno 45 secondi di ritardo adesso. Sì, in questo momento stanno transitando lungo le Tenade, la penultima salita, da lì ci sarà una piccola discesa, un tratto pianeggiante, si inizia, ecco, questo è il ponte dell'umanità, un chilometro e inizia la famosa salita di Collalto con la Gu, è molto molto dura, specialmente nel tratto finale per arrivare a San Gallo. Yara Castelin si è unita a Persico, Demi Vollering, anche lei ciclocrossista fortissima, proprio qui in Italia vinse i campionati europei categoria under 23, l'olandese, quindi due olandesi e un'italiana all'inseguimento della polacca Nevia Doma, che continua a pedalare con grande efficacia. Difficoltà tecniche notevoli guidare queste bici, Alessandro? Ma sicuramente chi viene dal cross, appunto come la nostra Persico, ha un vantaggio nella guidabilità, perché è molto importante anche di saper stare in piedi e soprattutto non perdere velocità, cercando di fare le traiettorie migliori, spostando il baricentro del peso nella posizione migliore per non perdere aderenza. È chiaro che chi ha fatto cross ha un vantaggio, poi è chiaro che sulle salite impegnative ci vogliono le gambe. E qui vediamo Silvia Persico che cerca di difendersi a fondo di Vollering e Castelin, le due olandesi, centinaia di metri di vantaggio nei confronti della bergamasca di Cene, là davanti naturalmente la polacca sembra imprendibile, Nevia Doma, ecco qui finisce con la Gu e inizia l'ultimo tratto di San Gallo, come vedete è molto molto duro, sterrato, un pietrischio molto scivoloso ma bellissimo da vedere. E tra l'altro con questo terreno, Alessandro, non puoi assolutamente alzarti in piedi, spingersi in pedale. Sì. Chiaro che se le atlete si alzassero in piedi perderebbero aderenza, andrebbero quasi a vuoto perché scivolerebbero, devi rimanere seduto, quindi un grande sforzo, grande potenza per poter salire senza scivolare. E qui l'arrivo della campionessa del mondo 2023 gravel, Katarzyna Nevia Doma, un dominio il suo, grande gioia, può goderseli questi ultimi metri in asfalto, proprio Piazza Vittorio Emanuele a Pieve di Soligo. Tanta gente ad applaudire il suo successo, bella, splendida gara da parte sua, non ha voluto correre rischi, era la più forte quest'oggi, ha vinto nettamente, adesso andiamo a vedere perché Persico dopo le difficoltà è riuscita a riportarsi sulla coppia olandese che l'aveva lasciata, quindi attendiamo l'arrivo per il podio, ecco qua proprio Persico con Vollering, stanno facendo questo sprint, Persico molto veloce, potrebbe avere la meglio, così è Silvia Persico per 20 centimetri su Demi Vollering, bravissima la bergamasca, ma grande gioia per Nevia Doma. E qui arriva Yara Castelin in quarta posizione, queste, ripetiamo, sono immagini registrate nella giornata di sabato, giornata d'apertura di un mondiale che avete costruito in poco meno di due mesi, 28 giorni per la precisione. È stata un'opportunità molto grande per il nostro territorio, è stata un'opportunità che ci ha dato l'UCI, che ci ha dato la Federazione Ciclistica Italiana. Abbiamo messo in piedi una squadra di oltre 500 volontari che sono distribuiti su tutto il territorio. È stata una vittoria di tutti, della regione, della provincia, dell'Italia, un po' di tutti. È bello comunque che l'Italia, che ha creduto per prima proprio in questa disciplina, sia tornata per il secondo anno consecutivo a ospitare i campionati del mondo di gravel. Qua vediamo tra l'altro tantissima gente ad attendere le prime della classe, Katarzyna Nevia Doma assoluta protagonista quest'oggi, e comunque sappiamo quanto sia in crescita comunque il mondo gravel, Alessandro, un mondo che si sposa benissimo con il cicloturismo, che però è anche piacevole vederlo a questi livelli. Tra un po' ci collegheremo con le immagini in diretta con la gara maschile, e qua bravissima Silvia Persico. Assolutamente, è un movimento che sta andando molto molto alla grande. Io credo che abbiamo, diciamo,
tanti sentieri, tanti muri in questa zona, perché ne abbiamo visto che possono essere sfruttati anche dalla cicloturista e da chi ha voglia di far fatica, pedalare, vedere un po' di natura e soprattutto anche più in sicurezza. C'è tanta paura spesso a camminare per strada. It's my first gravel race and it was something different in comparison to road, so è difficile, molto differente dalle gare su strada, sta dicendo Nieva Doma. Ho avuto l'opportunità di partecipare a questi mondiali e di vincerli. Molto felice, Katarzyna Nieva Doma qua. Siamo già con le immagini alla cerimonia protocollare di premiazione di questi mondiali. Con il membro della federazione in seno a Luci, all'Unione Ciclistica Internazionale, che va proprio a consegnare la maglia alla vincitrice, insieme chiaramente al presidente Cordiano Dagnoni e in rappresentanza della Regione Veneto il consigliere Alberto Villanova, insieme al sindaco e la presidente delle colline dell'UNESCO Conegliano Valdobbiadene. Tutti questi sono stati sostenitori di questo mondiale, per cui un grazie va sicuramente a loro. Inno polacco per Nieva Doma. Vediamo proprio foto ricordo con, vediamo Vollering entro Nieva Doma e poi bravissima Silvia Persico che fa collezione di un'altra medaglia mondiale dopo il bronzo vinto nel ciclocross l'anno scorso e il mondiale su strada che l'aveva vista vincere un'altra medaglia di bronzo in Australia sempre l'anno scorso, quindi aggiunge alla sua collezione in un'altra disciplina un'altra medaglia mondiale. Prima o poi arriverà la vittoria per Silvia Persico, comunque già due bronzi e un argento in tre discipline diverse, multidisciplina. E qui siamo con le immagini invece registrate questa mattina per quella che è la partenza degli uomini elite. Vediamo il presidente della Regione Veneto Zaia con Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, e poi gli organizzatori Remo Mosole, che è il padrone di casa, si può definire così, che tra l'altro per sincerarsi che tutto fosse a posto ha mandato la figlia Mara Mosole a fare la gara ieri nella sua categoria, ha chiuso anche in tredicesima posizione se non sbaglio, quindi molto bene. E qui De Marche ride con il cugino Mattia che si dedica proprio a questa disciplina. Sì, Mattia è specialista proprio del mondo del gravel, quest'anno ha vinto la Traca, una delle più lunghe e dure gare in Spagna, oltre 300 km, è la sua disciplina questa. Matej Moric, vincitore di una Milano-Sanremo, ci sono grandi nomi quest'oggi, l'embattido Alejandro Valverde ha corso con Alessandro Petacchi per tanti anni. Sì. È ancora lì Alessandro. Mi sembra anche parecchio in forma. La cosa bella di Valverde è che praticamente quest'anno è partita la Coppa del Mondo Gravel e molti si sono dedicati a questa disciplina dicendo i mostri sacri sono su strada, si vince almeno. È arrivato Valverde, ha fatto incetta di vittorie. Anche perché ricordiamolo, malgrado l'età, l'anno scorso, perché lui si è ritirato solo l'anno scorso, il Giro di Lombardia, lui arrivava tra i primi, tra i migliori al mondo. Un grandissimo talento, ha fatto una grande carriera, ha collezionato tantissime medaglie ai campionati del mondo e credo che quando è riuscito poi è riuscito a vincere la sua medaglia d'oro al campionato del mondo, penso che nessuno più di lui se la meritava, perché ci è andato veramente tante volte vicino e un corridore come lui doveva indossare la maglia del campione del mondo su strada e io credo che come tanti miei colleghi siamo stati contenti di questo risultato. Abbiamo visto in prima fila anche il campione italiano su strada Simone Velasco, qui accompagnato da detto stampa da Jumbo Visma. Vediamo proprio uno dei corridori più attesi, Wout Van Aert, il belga reduce da una splendida vittoria alla Coppa Bernocchi, e Gianni Vermees che è il campione del mondo in carica, dorsale numero uno per lui. Grandi nomi, abbiamo detto Van Aert, Moric, Florian Vermees anche, mentre il campione del mondo è Gianni. Florian Vermees è il corridore che arrivò secondo alla Parigi-Roubaix
alle spalle. E qui mi sono fermato per dare spazio al nostro inno nazionale, interpretato direi con estrema professionalità e bravura. Ivan Garcia Cortina, altro corridore di prestigio che prende il via a questo mondiale gravel. Abbiamo visto Alessandro De Marchi, abbiamo detto di Simone Belasco, campione italiano, Cameron Mason anche al via con Alejandro Valverde, Sean Berger, De Marchi, Quintin Hermans secondo la Liegi qualche anno fa alle spalle di Evenepoel. Certo è che i favori del pronostico sono tutti per Wout van Aert, per il suo passato, perché 3 volte campione del mondo di ciclocross, per il suo presente, perché ha dimostrato alla Bernocchi di avere una grande condizione. Tra l'altro Fabrizio Cazzola, in rappresentanza della Federciclismo e del comitato organizzatore, tanti iscritti e tanti partenti quest'oggi. Sì, diciamo molti di più di quelli che ci aspettavamo. 1270 sono i ragazzi che si sono cimentati sul percorso disegnato da Massimo Paniguel. È stato per noi un successo, perché come abbiamo detto prima, in 28 giorni riuscire ad allestire un mondiale con questi numeri è stato veramente un successo. E qui vediamo sempre le immagini registrate questa mattina della partenza, poi entreremo con le immagini in diretta di questa gara che andrà a segnare la maglia iridata del campione del mondo di specialità gravel. Adesso vediamo proprio i corridori, prima parte del percorso, Fabrizio. Sì, si percorreva un giro intero del lago Le Bandie per poi uscire e iniziare, diciamo, i primi tratti di sterrato. C'erano 5-6 chilometri abbastanza facili e poi da lì si entrava nel tratto più insidioso forse della pianura, il Piave. E qui vediamo che si è già fatta selezione. Allora entriamo con le immagini registrate, ma sulla gara più avanti, e vediamo già i 3 battistrada che sono con il dorsale numero 3, maglia verde della Slovenia, Matej Mohoric, con il dorsale 6 del Belgio, Florian Vermees, e con il dorsale 27, maglia della Gran Bretagna, Connor Swift. Connor Swift, altro stradista dell'Archea Sunsic, tra l'altro grandi qualità quando si corre sugli sterrati, perché è uno dei corridori che ha vinto la Trobro Leon, gara che viene definita la piccola Parigi-Roubaix, vinta anche dal nostro Andrea Vendrame qualche anno fa, che è stato il primo italiano a vincerla. Quindi corridore che ben si trova sullo sterrato. Qui stanno affrontando il muro di Cadel Poggio, questo tracciato celebre ormai, e stanno affrontando il tratto che si affronta solitamente anche nelle gare su strada, le tante che si sono sviluppate, che si svilupperanno su questa strada. Naturalmente il contesto è dell'alta marca trevigiana. Sì, come si vede dalle immagini, questa zona è famosa per il vino, Prosecco Superiore di OCG, uva, vigne ovunque, e lo vedremo anche più avanti nelle rive, nelle famose rive del Prosecco, uno spettacolo per quel che riguarda il territorio, come si vede qui colline, il muro del Cadel Poggio. Esatto, colline che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, il vitigno Glera, dal quale nasce il Prosecco, che se non è il vino più venduto al mondo, vicino ci va, forse il più venduto al mondo. Ha avuto una diffusione negli ultimi anni straordinaria. E qui vediamo il quartetto all'inseguimento con De Marchi. Abbiamo per gli Stati Uniti anche la presenza di un corridore che non è tra i più accreditati, però è qui con loro, Keegan Swenson. Alejandro Valverde invece ben presente, lo si attendeva, ha partecipato alla Coppa del Mondo. E qui vediamo proprio sbuffa De Marchi in loro compagnia per l'Austria, Sebastian Schomberger. Quindi la sorpresa è qui, è ritrovare tra questi mostri Keegan Swenson, corridore degli Stati Uniti. Tanta gente anche quest'oggi a salutare il passaggio del drappello di 4, che sono i primi inseguitori, tra l'altro statunitense, che spinge bene sui pedali, Alessandro? Sembra che in questo tratto impegnativo il suo ritmo dia un po' fastidio a Boss, però chiaramente De Marchi si è rimesso subito alla ruota e Valverde
sta seguendo. Ora chiaramente è un tratto un po' più semplice, vedremo quando arriveranno dei tratti in sterrato più impegnativi, se qualcuno ha la forza di fare la differenza. Come vediamo, i ragazzi sono in autonomia, bombolette sulle biciclette, integratori appesi alle borracce. Questa è la particolarità del gravel, dove c'è poca assistenza e tante volte bisogna arrangiarsi. E le forature giocano un ruolo principale. Perché? Perché vediamo che non è presente nel gruppo di testa né davanti né in questi primi seguitori Wout van Aert. È stato un mondiale sfortunato. Doppia foratura per Wout van Aert e anche una caduta, non si è fatto mancare nulla. E quindi appare purtroppo fuori dai giochi, perché in questo momento, mentre stanno affrontando, cade il poggio. Radio Corsa lo dà già con un distacco superiore ai 7 minuti. Quindi il grande favorito della Bevigilia, il grande atteso, è andato a scontrarsi con quelle che sono le incertezze di una gara così lunga, perché ricordiamo che sono più di 160 km che effettueranno quest'oggi, sprovvisto dell'ammiraglia al seguito e quindi di una assistenza veloce. È una delle particolarità del gravel, diciamo, l'autonomia sia nella gestione della corsa ma anche nella gestione di eventuali problematiche, forature, rotture di catene, e quindi questi ragazzi sono preparati a questo e può succedere come è successo a Wout van Aert. E allora vediamo il terzetto: Moric, Vermeese e Swift. I tre adesso hanno un vantaggio nei confronti del gruppo, battezziamolo Valverde, di 3 primi e 50 secondi. E allora sembra che i giochi per il podio siano fatti, sembra, perché il sestetto qui, che sono i primi seguitori, sono a più di 3 minuti, quasi 4 minuti praticamente. Però abbiamo detto che il gravel si presta molto a delle sorprese, possono esserci incidenti meccanici, quindi i giochi sembrano chiusi ma possono essere benissimo ancora aperti. Assolutamente sì, su questo fondale stradale è chiaro che puoi avere un incidente meccanico, può succedere di tutto, quindi perdere secondi o minuti preziosi, poi dipende sempre dalla gravità dell'incidente. Al momento è chiaro che con questo vantaggio i tre battistrada sono abbastanza tranquilli. 30 km sono ancora molti, perché 30 km su queste strade non dico che sono quasi il doppio sull'asfalto, però la velocità è molto più ridotta, l'impegno, diciamo, fisico è notevole, hanno fatto già parecchi chilometri, è una gara veramente impegnativa, c'è stata grandissima selezione già dai primi chilometri, e quindi è chiaro che nel finale conterà anche chi avrà qualche energia per creare la differenza. 2 chilometri quasi di dislivello positivo, quindi non vi siete risparmiati nel disegnarlo. No, diciamo che ci hanno chiesto un mondiale duro e qualcuno ha pensato di farlo, per quel che ci riguarda, durissimo. Infatti siamo vicini a una delle salite, che è quella del San Vigilio, salita famosa per il trofeo Piva, trampolino di lancio per il trofeo Piva. Per quel che ci riguarda, speriamo sia l'inizio, diciamo, di un attacco magari di qualche atleta per portare poi la sua maglia all'arrivo. E la quart'ultima salita ufficiale presente, la pendenza massima arriva al 15,5%, questo fa comprendere quanto sia difficile e impegnativa la salita, il muro di San Vigilio, il muro che vanno a affrontare, che di solito decide proprio le sorti del trofeo Piva, che è una delle gare più belle del panorama internazionale Under 23, è una delle classiche di primavera della categoria Under 23. Alessandro De Marchi rappresenta l'Italia nel gruppo di testa, è stato uno dei convocati di Daniele Pontoni, commissario tecnico del ciclocross e del gravel. Daniele Pontoni che quindi inizia adesso la sua stagione, ricordiamo i grandi appuntamenti col ciclocross su Rai Sport, con la Coppa del Mondo e anche il Giro d'Italia, e poi ci sarà il circuito che seguiamo con la classica gara del ponte. E qui vediamo proprio i tre bei nomi, Alessandro, perché sono tre corridori affermati che hanno vinto su strada, hanno vinto anche gare prestigiose. Ma Vermeese sicuramente è un corridore che su questo tipo di percorso gli piace molto, gli si addice molto, è un corridore che è riuscito a salire sul podio alla Parigi-Roubaix, quindi è normale che sia presente nei battistrada.
Moric lo conosciamo, è un grande funambolo in bicicletta, sa andare molto bene, è molto forte. Swift può anche lui provare a vincere questa maglia ridata, tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli avversari. È chiaro che c'è ancora tanta strada, ci sono dei tratti ancora molto impegnativi e soprattutto c'è da considerare che il mezzo meccanico che usano è più adatto allo sterrato che all'asfalto, e sull'asfalto una bici di questo tipo con le gomme come sono attrezzate le biciclette, un po' più sgonfia, quindi sugli asfalti si fa veramente fatica e è anche difficile fare la differenza perché c'è meno scorrevolezza. Bicicletta da gravel, non c'è ancora un codice ben definito, lo faranno sicuramente in seno a Luci per definire quale sia la bici da gravel. Comunque usano coperture di solito più larghe di un centimetro rispetto a quelle di ciclocross, qualcosa meno di un centimetro. Ricordiamo che il ciclocross è 33 la misura massima utilizzabile, qua si arriva con il gravel solitamente a 41-43. Anche 45 in alcuni casi, a seconda un po' del tipo di percorso. Cambi che sono adesso, ho visto anche questa mattina molti monocorona, che sono delle novità per quanto riguarda la gravel, appena sviluppati. O in genere c'era la classica doppia corona davanti col pacco pignoni dietro. È una bici che assomiglia molto alla bici che viene utilizzata per la Parigi-Roubaix, con un quindi un triangolo, un telaio un po' più allungato con delle linee più morbide, quindi è una bicicletta meno rigida, per quello è un grande successo anche nel cicloturismo, perché con questi copertoni puoi andare ovunque e tra l'altro fanno anche un bel effetto ammortizzante, e poi il telaio è più morbido, meno esasperato delle bici da corsa. È chiaro, con un carro più allungato flette un po' di più, ammortizza già, cioè aiuta molto ad ammortizzare gli urti, e soprattutto con queste gomme più di sezione più larga e non gonfiate come su strada, attutizza molto l'impatto. Poi è chiaro che la tecnologia anche qui va avanti e piano piano giustamente Luci arriverà a mettere delle regole, perché poi è chiaro che il mezzo meccanico può fare anche delle grandi differenze, quindi è normale che prima o poi, visto che sta andando veramente alla grande questo movimento gravel, dovranno mettere un regolamento come c'è su strada. E intanto ci ha raggiunto anche chi ha disegnato questo percorso, Massimo Panighel, e abbiamo detto non hai risparmiato nulla a questi corridori. Intanto buongiorno, complimenti, ci diceva Fabrizio Cazzola, 28 giorni per preparare un mondiale sono non pochi, pochissimi, eppure siete riusciti a mettere in piedi una rassegna iridata e adesso stiamo assistendo a uno spettacolo con grandi corridori. Peccato per le sfortune di Van Aert, che era attesissimo naturalmente, ma è caduto, ha forato due volte, quindi fuori dai giochi. Stiamo assistendo comunque a una bellissima gara. Qual è la grande soddisfazione per Panighel quest'oggi? Ma non per Panighel, ma per tutto il comitato organizzatore, che raggruppa quasi 800 persone. La soddisfazione è vedere queste immagini strepitose, perché vuole essere un grande promo per il nostro territorio, bello per tutte le particolarità, le eccellenze, storia, arte, cultura, enogastronomia, natura, ma soprattutto ciclismo. E farlo in 28 giorni penso sia già un record del mondo questo, perché noi abbiamo già organizzato altri mondiali di mountain bike, ma avevamo sempre 2-3 anni di tempo. Qui in 28 giorni abbiamo fatto non un'organizzazione, ma oserei dire un miracolo. Sembra che stia riuscendo questo miracolo. È stato dovuto soprattutto alla passione, alla competenza, alla capacità e all'intelligenza anche di tantissime persone che si sono prestate a realizzare questo progetto. E baciati da due giornate di sole strepitose che non hanno fatto altro che valorizzare ancora di più questo territorio, che proprio da queste immagini lo rendono veramente particolare e magico. Adesso abbiamo una grande promessa che questo percorso così bello possa diventare anche un percorso permanente, in modo che la gente possa fare il ciclismo a 360 gradi. Eh sì, che sarebbe molto importante, tra l'altro tantissimi cicloturisti sulle strade, solitamente nella marca trevigiana ci sono sempre stati, risolvere il problema, portarli lontano dalle macchine sarebbe
veramente qualcosa di eccellente, come le eccellenze del territorio ce ne sono tante qui. Enogastronomia, abbiamo visto e continuiamo a vedere questi bellissimi vitigni del Glera che danno il prosecco, ma non solo, grande, grande cultura. E lo diciamo sempre, Alessandro, è unico il ciclismo e ha questa particolarità, ovvero che è uno sport che cambia stadio ogni volta, e lo stadio è il territorio, e quindi non si leva nulla a livello agonistico, alla ripresa agonistica della gara, mostrando queste meraviglie come le colline che sono patrimonio dell'UNESCO di questa zona dell'Alta Marca trevigiana, che sembra uscita da una cartolina. Sicuramente con la bicicletta si possono vedere posti, soprattutto in gravel. Muro di San Vigilio intanto questo. Puoi vedere di tutto, cose che magari normalmente non riesci a fare certi percorsi, perché è chiaro che con la macchina non puoi farli, o li fai con una moto da cross. Poi arriveranno anche magari a cercare di dare un aiuto al cicloturista per riuscire a fare gravel con magari un supporto elettrico. Ci sono già, ci sono, migliorerà sempre, quindi è chiaro che permetterà un po' a tutti di tornando di in cronaca, tornando in cronaca, difficoltà, batte in testa Connor Swift, Matej Moric, Florian Vermees, vanno loro due via, sta pagando le pendenze del muro di San Vigilio, che ha visto tanti campioni in erba proprio affrontare questo muro per andare a vincere il trofeo Piva e poi passare al professionismo e fare grandi cose. Abbiamo detto di questa grande classica della primavera di categoria Under 23. Matej Moric con Florian Vermees stanno prendendo il largo proprio sul muro di San Vigilio, che è la quart'ultima delle difficoltà. Poi naturalmente ci sarà l'ultima con la GU, che è l'altra più impegnativa, tantissima gente ad aspettare il passaggio dei corridori e a salutare. Tra l'altro la bella immagine è proprio vedere quanti di questi spettatori siano vestiti da ciclisti e siano saliti con le loro bici, e quindi scollinano in due. Attenzione alla discesa, che è tecnica, difficile, particolare, e qui le fatiche di Connor Swift. È un po' molto appesantita la sua azione, abbiamo visto la grande differenza anche di frequenza di pedalate tra Moric e Vermees nei confronti di Swift, è evidente, è andato in crisi. Il corridore britannico dell'Archea Samsic sembra in netta difficoltà adesso, andremo a vedere se riuscirà a superare questo momento difficile. Attenzione, Moric in discesa sta facendo la differenza, Matej Moric qualche metro lo sa, lo conosce Florian Vermees, che non deve perdere il riferimento del corridore sloveno che in discesa, sulla discesa del Poggio, è andato a costruirsi la splendida vittoria al Milano Sanremo, e rientra sulle ruote, bravo a non farsi sorprendere. Florian Vermees va a rientrare sulle ruote di Matej Moric, rimangono in due in testa. Ricordiamo che alle spalle di Connor Swift c'è sempre il gruppo con Paul Bos, Germania, Alejandro Valverde, Spagna, Sebastian Schomberger, Austria, Quintin Hermans per il Belgio e Alessandro De Marchi, rappresentante azzurro che sta occupando la miglior posizione in questo momento in gara, il friulano che è nel gruppo insieme ad Alejandro Valverde. Giochi tattici ce ne sono pochi nel gravel. Ah no, a questo punto soprattutto è solo una questione di gambe, di stato fisico. Guardate quanto ha perso in pochissimo Swift, non solo nel tratto in discesa, ma ha perso tantissimo. Quindi è chiaro che quando vai in crisi prendi subito tanto svantaggio. E tra l'altro riapre una posizione sul podio, credo, perché ha perso quasi un minuto in pochissimi metri rispetto al gruppo degli inseguitori, al gruppo Valverde. E quindi la situazione, la fotografia della corsa vede Vermees con Matej Moric a 50 secondi, Connor Swift a 4 primi, invece il sestetto con Quintin Hermans, Alessandro De Marchi, Sebastian Schomberger, Alejandro Valverde e Paul Vos. Anche perché da qui in avanti la pianura è finita,
un leggero falso piano, adesso c'è anche un guado da superare, una parte molto tecnica, e poi da qui a 3 km inizia la salita delle serre. Caratteristica della salita delle serre? Ma la salita delle serre ha un primo tratto con una pendenza abbastanza regolare, si svolta poi a destra, un piccolo tratto in pianura e poi c'è un muro spaventoso che ci porta, diciamo, a raggiungere l'apice della salita, dove poi si percorrerà un leggero falso piano in discesa e poi pian piano si va verso le tenade. E sarebbe interessante, anche importante, stabilire un circuito permanente usufruibile tutto l'anno, anche perché ormai ci sono tali attrezzature anche d'abbigliamento nel ciclismo che si può andare tutto l'anno tranquillamente in bicicletta. Chiaro, quando la temperatura va sotto zero è meglio stare a casa, secondo me. Però ci sono anche molti amatori che escono, i professionisti lo devono fare, però i professionisti ultimamente hanno capito e sempre più utilizzano l'aereo per andare nei posti più caldi, quindi abbiamo visto che ormai i ritiri delle squadre invernali sono tutti fatti. Sì, ormai diciamo che nel momento che si guardano un po' anche le previsioni meteo, quando mette proprio freddo o neve, o magari una settimana di pioggia, però in quelle zone dove può dar fastidio e fare parecchio freddo rischi di ammalarti e quindi compromettere un po' la preparazione, quindi è chiaro che spesso le squadre fanno dei ritiri nei paesi un po' caldi, anche al sud della Spagna. Ormai sono tutti in Spagna, avevamo fatto un calcolo l'anno scorso, tutte le squadre World Tour e Professional. C'è pochissimo traffico e diciamo, è un periodo della stagione dove non c'è turismo, c'è poco turismo, quindi vengono sfruttati questi percorsi che sono anche molto allenanti. Zwift adesso è dato un minuto, continua a perdere il britannico nei confronti di Vermees e nei confronti di Matej Moric, che appariva più in difficoltà, o meglio meno a proprio agio rispetto al corridore che lo precedeva, al belga, che ha superato brillantemente i due guadi che hanno affrontato. Va al guado anche Connor Zwift senza problemi. E qui è dura, perché comincia leggermente in falso piano, un po' tecnico, un po' zona della mountain bike, e da qui inizia un altro pezzettino, diciamo, in falso piano, e poi si va verso la salita delle serre che ormai è molto molto vicina. Manca poco, naturalmente hanno fatto perlustrazione sul percorso nei giorni alla vigilia i corridori, quindi sanno che cosa gli attende. Matej Moric tra l'altro è supportato qui, ho visto all'arrivo, dalla sua squadra, la Bahrain Victorious, con Pellizzotti, che non abita lontano da qui, e con anche il medico di fiducia Baron, che è il meccanico. Meglio avere bisogno del meccanico, non del medico, chiedo scusa ai telespettatori, meccanico di fiducia Ronny Baron, che appunto è un meccanico della Bahrain Victorious, anche lui comunque sono della entrambi veneti, perché Pellizzotti abita lungo il percorso, mentre Ronny Baron abita poco distante da qui. C'è anche la famiglia qui a vedere la gara, che ha organizzato quest'anno il campionato italiano juniores, famiglia amante del ciclismo da sempre, il papà è stato l'organizzatore appunto quest'anno dei campionati italiani juniores. Qui l'inquadratura che pesca Connor Zwift, e si è spenta la luce improvvisamente al corridore britannico. Sai, quando su questi tipi di percorsi, quando un po' come la Roubaix, no? Magari stai bene improvvisamente ti si spegne la luce, sul pavé normalmente uno comincia a saltare da una parte all'altra perché non riesce più a mantenere una linea, e lì è proprio il sintomo che non riesci più a mantenere la velocità, e quindi perdi tanto terreno, e probabilmente in questo momento lui è un po' in difficoltà. A volte ci si può anche riprendere, perché puoi passare un momento un po' di difficoltà, però chiaramente ha accumulato tanto svantaggio, 1 minuto e 15 da questi due corridori, Vermeersche e Moric, mi sembrano che stiano pedalando molto, ancora molto bene, anche in viso non ho ancora visto smorfie di grande difficoltà. E tra l'altro Matej Moric ha altri legami col Veneto, perché ricordiamolo, lui è uno dei pochissimi corridori che vince il mondiale juniores, l'anno dopo passa under 23, vince il mondiale under 23, era il mondiale di Firenze, vinse nel 2012 il mondiale juniores a Valkenburg,
e poi passa subito professionista con la squadra che allora era una delle squadre italiane World Tour, la Liquigas, che è proprio una, era una squadra veneta, quindi ecco il legame con il Veneto del giovane Matej Moric, che ha fatto i primi anni da professionista proprio qui in Veneto con la Liquigas. Qua approfitta di questo tratto in asfalto proprio per riuscire ad alzarsi sui pedali. Qui Matej è anche di casa, perché ha fatto terzo da juniores all'internazionale Ciulighetto, che arriva proprio qui dove arriva il mondiale gravel di oggi. Ricordiamolo, la sede di arrivo, il cuore pulsante di questo mondiale gravel, Pieve di Soligo. Siamo all'ombra di Santa Maria Assunta, che conserva i resti del santo, del beato Toniolo, proprio nella chiesa che è alla sinistra della nostra postazione, con l'arrivo che è stato ricavato in piazza Vittorio Emanuele. E qui l'immagine bellissima, agreste, campestre, dei due battistrada nella natura più completa. Ecco perché questa disciplina piace, perché puoi anche isolarti dal mondo, Alessandro. Ah beh, sicuramente questo scorcio, questo attraversamento è molto molto bello, e è natura piena, e poi non ci sono grandi pericoli. È chiaro che devi sempre sapere guidare un minimo la bicicletta in maniera adeguata, perché abbiamo visto qualche passaggio che i professionisti è normale che lo facciano, e lo facciano sembrare semplice, però non è così. È un po' come guardare, io sono sempre stato un appassionato di tennis e soprattutto di Roger Federer, guardavi giocare Roger Federer, pensavi che faceva pensare che giocare a tennis fosse semplice, ma in realtà è un po' quello che può succedere con i professionisti. Li vedi pedalare su queste strade, ma è chiaro che sono professionisti e sanno mandare la bici in un certo modo, però chiunque lo può fare con in totale sicurezza. Da qui iniziano le serre e adesso secondo me ne vedremo delle belle. Intanto Matej Moric, che ha questa straordinaria abilità in discesa, cerca sempre di mettere in difficoltà Florian Vermees proprio quando ci sono i tratti in discesa. Un Vermees che comunque poi riesce sempre a rientrare, certo che sono sforzi in più, Alessandro. Eh beh, chiaramente per Moric è quasi semplice fare le discese così e distanziare, anche se per qualche metro. Vermees lo costringe sempre a fare uno sforzo in più per rientrare nei tratti pianeggiante di falso piano, anche moralmente pensi di essere un po' più in difficoltà, e quindi che ti può attaccare anche in un tratto apparentemente semplice o non dove devi avere un impegno fisico notevole. Però anche in caso arrivassero in due, forse Moric è quello un po' forse più avvantaggiato allo sprint, però dipende sempre poi dalle gambe, da quanto avranno speso lungo il percorso entrambi. 6 vittorie quest'anno su strada naturalmente per Matej Moric, una tappa del Giro di Slovenia, il Giro di casa, e poi una tappa bellissima a Poligny del Tour de France, e poi si è confermato 2 tappe, o meglio 2 vittorie al Tour di Polonia, una tappa alla classifica finale, e poi l'ultima vittoria recente, perché e dell'ultima parte di settembre, al Tour di Croazia, al Cro Race. Quindi è arrivato in forma a fine stagione Matej Moric, ma una forma che ha mantenuto praticamente per tutta la stagione. Qui spiana un attimo, prendono un po' fiato prima dell'ultimo tratto, che è veramente duro duro duro. Sì, probabilmente qui proverà a staccare Vermees Moric. La mia impressione è che lui sta salendo abbastanza regolare, però Vermees, anche se perde qualche metro, va sempre del proprio passo. Probabilmente se Moric fa un attacco più violento, Vermees è un grande passista, quindi cercherà più di fare il suo ritmo e di non rispondere subito a un attacco. Non vuole rischiare praticamente il fuorigiri, che sarebbe fatale. E qui vediamo proprio Matej Moric, qualche metro di vantaggio su Florian Vermees, pedalata molto più agile adesso dello sloveno nei confronti del belga. Sì, un po' più appesantito il belga.
che ha anche qualche chilo in più di muscoli da portarsi dietro. Può avere anche questo vantaggio, è chiaro, Moric che sa di essere leggermente più leggero, quindi può avere questo vantaggio, però adesso credo che lo stia mettendo in seria difficoltà. Non sembra rispondere, continua come avevi sottolineato prima, Alessandro, continua nel proprio passo, Florian Vermeers si alza sui pedali, molto agile, Matej Moric inizia a guadagnare significativamente lo sloveno nei confronti del belga, che invece rimane sempre seduto in sella, pedalata agile, muove molto le spalle adesso. Andiamo a vedere se questo tratto in falso piano gli permetterà di fare più velocità, di avvicinarsi un po' a Matej Moric, che sembra aver dato la stoccata vincente. Sì, e fra poco si svolta a sinistra e poi c'è veramente un muro durissimo e lì vedremo quanto distacco riuscirà a dare. Già sparito. Eccolo qui, già sparito, sì, perché non lo vedeva più dietro la curva. Questa è la curva secca a sinistra. Un po' più avanti adesso, manca poco, 200 metri e poi vedremo quanta gente c'è, mi aspetto tantissime persone lì. Beh, già sul muro di San Vigilio c'era il tutto esaurito, anche perché il prezzo del biglietto era bassissimo, giusto? Il prezzo del biglietto era basso. Sì, il prezzo del biglietto era bassissimo, siamo stati bravi. Come consuetudine nel ciclismo, no? Non si paga. Il ciclismo è uno sport per tutti e lo spettacolo è grandissimo. Qui è tutto gratis e si vede quanta gente ci può essere. Eccolo, si alza sui pedali Matej Moric, questo è l'attacco che può far male e può veramente segnare la differenza tra lui e Florian Vermeers, che comunque sta stringendo i denti, si sta difendendo come può il belga in questo tratto in cui si vedono, sono vicini, anche perché ogni metro te lo devi guadagnare con queste pendenze. Beh, sicuramente c'è già il divario, perché queste pendenze, anche se sembrano vicini, ci vuole parecchio tempo a percorrere quei pochi metri. Il fatto che l'abbia messo già in difficoltà in un tratto di falso piano fa capire che Moric ha qualcosa in più nel tratto più duro, può ancora guadagnare proprio anche per un fatto di peso. E qui il paesaggio è bellissimo, qui siamo immersi completamente nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, da qui in avanti abbiamo solo vigneti e solo vigne. Tra l'altro c'è il pregiato Cartizze anche nella zona, che viene coltivato solo in una determinata parte della vallata, quella più coperta, no? più in basso, e tra l'altro da qualche anno è nato proprio il consorzio Conegliano Valdobbiadene, che è un DOCG, no? DOCG superiore, esatto, denominazione di origine controllata e garantita. È una piccola zona del territorio del Prosecco, una zona molto pregiata dove si coltiva, si fa tutto a mano, quindi dalla raccolta al trattamento e anche alla coltivazione stessa della vite, e questo rende il nostro vino molto molto pregiato. Sì, parlavo proprio perché, avendo la fortuna che il ciclismo si svolge in posti meravigliosi come questo, veramente una cartolina unica al mondo, parlando con i coltivatori, perché qui il Giro d'Italia è arrivato spesso e volentieri, ricordo una bellissima cronometro proprio che aveva questo percorso che arrivava a Valdobbiadene, e mi dicevano proprio della particolarità che si fa la vendemmia a mano. In alcuni sono costretti, anche volendo non potrebbero fare altrimenti, talmente c'è il pendio ripido, altri che potrebbero, però il protocollo prevede questo. Qua si lavora esclusivamente a mano, la fatica è con tanto olio di gomito. La zona qui poi è anche famosa per le castagne, per i maroni, c'è la famosa festa dei maroni di Combai in questi giorni, e qui vediamo proprio Matej che scende nell'abitato di Miane, che è praticamente il comune dove c'è la località di Combai. E tra l'altro ricordiamo che vi stiamo parlando dal Pieve di Soligo, che è nel Guinness dei primati per un'altra particolarità, e chi fosse venuto a seguire dal vivo questo mondiale Graver l'avrebbe subito percepita, lo spiedo più grande al mondo. Sì, lo spiedo di quaglie più grandi al mondo, oggi non erano quaglie ma erano pollo, era manzo, era maiale, ma la settimana prossima la Proloco di Pieve di Soligo ripropone lo spiedo di quaglie, quindi vi invitiamo a venire a Pieve per la prossima settimana a mangiare sicuramente bene e a bere anche bene. Ed è qualcosa di impressionante vedere questo spiedo gigantesco. Inizia qua la salita delle Tenade, penultima salita prima dell'arrivo. Florian Vermeers a 15 secondi di ritardo nei confronti di Matej Moric,
che ancora una volta sfrutta la solidità del terreno per alzarsi sui pedali. Un chilometro di questo strapolo, vediamo le caratteristiche in grafica, con la pendenza che arriva fino al 12%. Sì, queste sono le classiche rive di questa zona, strade per lo più cementate, però molto molto irte, molto molto dure. Vengono percorse solitamente dai trattori, credo. Ma dai trattori, dalle bici fortunatamente, bici elettriche, bici muscolari, e ogni tanto anche da qualche macchina, perché giustamente bisogna raggiungere, se qualcuno che ha qualche casa, c'è qualcuno che ha qualche, diciamo, dependance estiva un po' rurale, ma insomma anche qualche macchina. Speriamo che dal prossimo futuro non ci siano più bici che auto. Sì, e tra l'altro, giustamente dicevi, le biciclette con la pedalata assistita hanno ampliato anche le possibilità di utilizzo della bicicletta, perché sono bici che permettono a persone che non sono allenate, non sono magari più giovani e scalpitanti come una volta, di godersi con la giusta fatica, perché non è che non si fa fatica, con la giusta fatica godersi l'andare in bicicletta. Allora, la situazione in gara. Là davanti Matej Moric, bravo, si sta gestendo comunque molto bene Florian Vermins, perché non è andato alla deriva, è ancora lì, rimane a una quindicina di secondi, lo vediamo in questa immagine, ha avuto un momento di crisi e adesso rimane costante il suo ritardo nei confronti di Matej Moric. Alle spalle dei due c'è Connor Swift, Gran Bretagna, che però ha un ritardo adesso di 1:30 dalla testa della corsa. Alle spalle di Connor Swift c'è il gruppo di Valverde, Alejandro Valverde, con Quintin Hermans, Alessandro De Marchi, Sean Berger, Paul Vos e appunto il campione del mondo di Innsbruck. Un rischio intanto per Matej Moric in quel taglio, in quella curva, e il campione del mondo di Innsbruck, Alejandro Valverde. Qui anche è molto un tratto tecnico, la strada è gravel, quindi come si vede deve guidare bene Matej. Fatta dorso d'asino un po'. Sì. È che chiaramente dove passano i trattori scavano un po' di solco da una parte all'altra, è molto simile al pavé della Roubaix. E quindi dovrebbe trovarsi bene in questo tratto Vermins. Sicuramente, forse è un po' più favorevole a Vermins questo tratto, un tratto più veloce, un tratto da passista, però è chiaro che è importante anche impostare bene le curve. Moric lo sa fare assolutamente alla grande, forse ha anche guadagnato qualcosa nel tratto di discesa Moric, perché è un po' più lucido e scende meglio, l'ha dimostrato anche in qualche tratto prima che staccasse appunto il belga. Ora non è andato alla deriva Vermins, è sempre tutto aperto, perché poi può sempre succedere un salto di catena, può succedere qualsiasi cosa, 20 secondi non sono ancora rassicuranti per Moric. È bellissimo questo tratto a mezza costa sulle colline del Prosecco, qua colpo di scena, lo dicevamo, è caduta la catena, Florian Vermins, andiamo a vedere se riesce a rimediare. Sì, caduta la catena, non perde tanto per sua fortuna, certo che questo va a tutto vantaggio di Matej Moric. Lascia sicuramente una quindicina di secondi per strada, che sai, era oltretutto un tratto dove Moric sta facendo velocità, lui si ferma, è chiaro che guadagna subito parecchio. E abbiamo visto significativo, si andava a più di 30 all'ora con la moto di ripresa, e qui Matej Moric, sbandata controllata per lui nella curva secca a destra, e continua questo tratto. Andiamo a rivedere il momento in cui comprende che la catena è scesa, non può più spingere sui pedali, allora va a effettuare il cambio. Tra l'altro consigliere comunale, impegnato anche nella vita di tutti i giorni, Florian Vermins, seppur giovanissimo, consigliere comunale del suo paese nel Belgio Fiammingo. Se posso, visto che hai parlato di consigli comunali, vorrei veramente ringraziare tutti i comuni, i 24 comuni dove il mondiale è transitato, perché veramente tutti si sono dati tanto da fare. C'è chi ha costruito strade nuove, come vedremo tra poco, come il comune di Fara di Soligo, chi ha sistemato ponti, chi ha sistemato tratti di sterrato. Veramente un grazie da parte mia, ma da parte di tutta l'organizzazione, ai comuni che si sono resi disponibili fin dall'inizio e ai loro amministratori comunali. Bravi e intelligenti a comprendere che poi lo sforzo viene premiato da queste immagini. Ricordiamo, noi Rai trasmettiamo per l'Italia, ma sono immagini che fanno il giro del mondo poi, e quindi
Diciamo che queste manifestazioni fanno bene non soltanto ai comuni, ma anche al turismo, fanno bene, fa bene all'Italia, a tutti. Fa bene all'Italia. Abbiamo prenotazioni su tutta la provincia, c'è chi dorme molto molto distante da Pieve, ma veramente è uno spettacolo che possiamo goderci oggi e che ci godiamo continuamente. E tra l'altro il cicloturismo è un settore in cui siamo in grande ritardo in confronto di altri paesi come la Francia e la Germania, ma abbiamo la possibilità di recuperare terreno, e il ritardo vuol dire miliardi di euro che potrebbero essere incamerati in Italia e che adesso trovano altre destinazioni come Germania e Francia, ma abbiamo un territorio straordinario e le immagini di oggi lo testimoniano. Vermise quindi adesso perde quasi 30 secondi, che non sono pochi nei confronti di Matej Moric. Ne aveva 20 prima di fermarsi, quindi più o meno ha già perso intorno ai 15 secondi. Intanto qua la regia stacca sulla moltitudine di persone, e tra l'altro Fabrizio Cazzola, ricordiamolo, comitato organizzatore ma membro della Feder Ciclismo Italiana, dicevi prima un dato significativo della presenza, fortissima presenza straniera a questo mondiale, che è riservato ai più forti corridori al mondo, ma ha anche visto protagonisti non solo i più forti al mondo, ma anche tanti amatori. Abbiamo visto tante maglie di tutta Europa, Nord Europa, Belgio, Danimarca, ma anche di tutto il mondo, Australia, Stati Uniti, Giappone. Ci sono anche africani, bisogna dire la verità, e quindi questa sicuramente è una manifestazione che ha aperto a 360 gradi a tutto il mondo. È stato veramente bello, la federazione ha avuto la fortuna di avere il secondo mondiale in Italia. Io seguo il paralimpico direttamente in federazione e riesco a vivere questo anche nel mondo del paralimpico, però oggi qui a Pieve è veramente uno spettacolo. Intanto qui vedete Santa Maria dell'Assunta, il classico campanile, siamo in piazza Vittorio Emanuele, bellissima, Pieve di Soligo, alle nostre spalle c'è il municipio, che è uno dei palazzi tra l'altro più belli, per anni ho ospitato la scuola elementare del paese, marca trevigiana. Sì, diciamo che Pieve di Soligo è un po' il centro di tutte le colline del Conegliano Valdobbiadene, un territorio UNESCO, insieme al comune di Pieve di Soligo, poi nei limitrofi c'è il comune di Lefrontolo dove si può ammirare il mulinetto della Croda, c'è il comune di Follina dove si può vedere la storica abbazia, nei comuni sempre limitrofi c'è Sernaglia e Moriago dove si possono vedere le strade della Grande Guerra, quindi il Piave, dove i nostri fanti hanno combattuto per la nostra terra. Eh sì, il fiume sacro alla patria, c'è il cartello che recita così quando tu attraversi il Piave che è stato fondamentale per il successo nel primo conflitto mondiale, nella Grande Guerra, con la liberazione degli ultimi territori che avevano ancora occupazione straniera e che sono tornati completamente italiani. E qui adesso, in attesa del ritorno in segnale live, andiamo a rivedere quanto successo fino a questo momento, ovvero l'attacco a tre con le bellissime immagini del muro di San Vigilio, dove da tre sono rimasti in due perché Matej Moric e Florian Vermisa hanno staccato Connor Swift, che qua era proprio sul muro di San Vigilio in evidente difficoltà. Questa era la quart'ultima difficoltà altimetrica di questo percorso molto esigente. Poi vediamo Matej Moric sempre davanti. Tra l'altro una particolarità, è sempre quasi stato davanti Matej Moric quando la testa era formata da una coppia. Qua vediamo il tratto, uno dei pochi momenti in cui a proprio agio Florian Vermis nei due guadi ha preso qualche metro di vantaggio su un Moric che aveva un po' di fatica ad amministrare la bicicletta un po' imbizzarrita, e poi invece è tornato là davanti e l'attacco decisivo è stato prima di affrontare la parte più difficile delle serre. Ecco qua il momento in cui inizia a perdere metro dopo metro proprio Florian Vermis. Sì, qui siamo ancora sulle serre, quindi si vede proprio l'attacco di Matej. Siamo molto vicini all'arrivo e se ne va a 18 km e mezzo. Pieve di Soligo, storia antica, qui passava la via Claudia Augusta, una via militare utilizzata dai romani. E qui vediamo proprio il tentativo di resistere di Florian Vermis a Matej Moric. Aveva contenuto il distacco intorno ai 15 secondi e poi tra un po' lo rivedremo. C'è stato il problema meccanico che ha
fatto sì che poi il suo ritardo sia piombato a più di 30 secondi. Ecco Matej Moric, che ha tardato a maturare, come è passato forse troppo presto, perché lui ha fatto un anno da under, poi è arrivato la Liquigas e aveva grandissime pressioni su di lui, perché veniva battezzato come un predestinato, ma il destino te lo costruisci giorno per giorno, e quindi aveva molto pagato all'inizio del professionismo. Ma sai Andrea, ci sono corridori che quando passano al professionismo riescono subito a prendere la distanza, a prendere il ritmo, è normale che sia leggermente diverso rispetto alle gare degli under 23, però è normale che qualcuno riesce subito ad avere questa maturità, e alcuni corridori hanno bisogno di un po' più tempo. Moric è stato uno di questi, però poi credo che sia arrivato ad un livello che invidiabile da tanti, è riuscito a fare ottime gare, ha vinto tappe al Tour, ha vinto una Milano-Sanremo in una maniera incredibile. Sai, è vero che tanti si soffermano sulla discesa che ha fatto, perché questo è innegabile, però per fare una discesa così devi anche scollinare nei primi due o tre in cima al poggio, e per come viene affrontato il poggio negli ultimi anni è normale che aveva una grande condizione, una grande lucidità anche per fare una discesa così, e soprattutto l'ultimo chilometro e mezzo andare all'arrivo, devi andare forte, devi andare almeno a 60 all'ora, se no vieni ripreso. E poi aveva usato anche accorgimenti tecnici, ovvero questa famosa sella telescopica che ha abbassato per avere maggior controllo, una sella che ha cambiato completamente il modo di affrontare nel fuoristrada le discese, perché ti dà molta più possibilità, molto più conforto. E lo ritroviamo sempre solitario Matej Moric dopo questa bella escursione su una piazza che è veramente piena di gente, tantissima gente ad attendere l'arrivo dei campioni qui a Pieve di Soligo. Vediamo Matej Moric che si sta avvicinando alla salita del Col Agù, ultima salita prima di girare a sinistra e svolgere poi il pezzo finale sul San Gallo. E lì il più sarà fatto dopo aver scollinato Col Agù. 37 secondi intanto, testimonia che dopo le prime difficoltà ha perso proprio per la caduta della catena Vermisa, altrimenti aveva mantenuto lo stesso ritmo del campione sloveno. Sì, sta perdendo qualcosa ma molto più lentamente, è normale che però purtroppo molti secondi, la metà diciamo dei secondi che ha in questo momento probabilmente l'ha persi nel salto di catena. Peccato, perché poteva essere ancora più in gioco, poteva succedere sempre di tutto. 40 secondi comincia già a essere un vantaggio abbastanza rassicurante, però fino qui sulla striscia dell'arrivo tutto è sempre incerto, soprattutto con un fondo stradale di questo tipo. Moric, Vermees, Connor Swift in questo momento sono loro sul podio, ma in rimonta sul britannico c'è il gruppo Valverde, e quindi bisogna vedere se i giochi per il podio sono completamente fatti oppure si riapriranno. Qui stanno prendendo un po' fiato, perché è l'ultimo tratto diciamo pianeggiante prima della salita del Col Agù, che ormai si avvicina. Il primo tratto è completamente in cemento, e poi come abbiamo visto prima nella gara femminile c'è un tratto di ghiaia, gravel vero e proprio, anche abbastanza rotto, passatevi il termine, che poi li porterà verso l'abitato di Pieve di Soligo, che vediamo qui dall'alto. E andiamo a vedere proprio con l'altimetria di questa gara dove siamo arrivati, proprio ai piedi dell'ultima difficoltà altimetrica per Matej Moric, 8 km 200 metri all'arrivo di Pieve di Soligo. 40 adesso i secondi di vantaggio nei confronti di Florian Vermees. Tratto più semplice questo da affrontare per Moric, che quindi ha modo e tempo anche di voltarsi per controllare la situazione. Ricordiamo nuovamente la particolarità delle gare gravel, ovvero non c'è l'assistenza di una ammiraglia, si devono arrangiare, è un po' un ritorno all'antico per quanto riguarda il ciclismo. Beh, sicuramente devi essere bravo anche a risolvere un problema che non ti capita tutti i giorni, perché su questo tipo di percorso
chiaro che puoi avere vari tipi di incidenti meccanici, quindi sono attrezzati, come appunto diceva prima Fabrizio, con delle bombolette in caso di foratura, che probabilmente hanno un liquido che riesce subito a chiudere forature minime. Poi c'è chi può usare anche dei sistemi antiforatura, però magari sei un po' meno stabile, quindi sono anche scelte tecniche. È chiaro che qualcuno avrà fatto delle scelte tecniche in base al percorso, però è normale che devi avere anche un po' di fortuna, perché se hai una giornata come Van Aert, che ha forato due volte e poi ci ha messo anche una caduta, sai, fuori, sei sempre ad inseguire, sai che stai spendendo tante energie, rischi un po' di più magari in un tratto di discesa, e ci ha messo dentro anche una caduta, e quindi purtroppo il suo mondiale è finito lì. E intanto sta recuperando, spingeva bene con grande efficacia Vermees sui pedali, pedalata molto leggera di Moric, qui la pendenza è notevole, però guarda com'è efficace, è molto molto duro, e ha ritrovato un'ottima pedalata Florian Vermees, e adesso è tornato a guadagnare qualcosa nei confronti di Matej Moric, che può essere anche che stia controllando, Alessandro, a questo punto, con 7 km. Sì, ci può stare che magari è un po' in controllo, prende un attimo fiato, però sai, in questi lunghi tratti abbastanza rettilinei, però con grande pendenza, 30 secondi lo vedi l'avversario, quindi avere anche un punto di riferimento può essere utile. Diciamo che stanno andando con lo stesso ritmo in questo tratto, quindi è ancora tutto aperto. Se Moric va in crisi, può avere un'incrisi, perché se sbagli ad alimentarti in una gara del genere, andare in crisi ti basta un chilometro, quindi fino alla fine non si può dire. Pedalata molto agile, rapporto agilissimo da parte di Matej Moric. Intanto salutiamo Fabrizio Cazzola, lo ritroveremo più avanti, seguiamo queste fasi finali quindi del mondiale gravel. La situazione vede Matej Moric in testa, in seconda posizione abbiamo Florian Vermees. È un duello per, forse in questo momento, la maglia ridata. Un po' più affaticato Vermees, forse l'ha visto e ha pensato, si è fatto un po' ingannare dall'effetto ottico, quando sai vedi l'avversario, lo vedi lì, cerchi di fare uno sforzo per rientrare, ma forse ora l'ha un po' pagato, è molta più pesantita la sua azione. Si sbanda anche col manubrio. Credo che la tua lettura sia correttissima, ovvero l'ha visto, ci ha creduto, ha spinto, ha anche un rapporto lungo su pendenze notevoli, ha guadagnato circa 5-6 secondi e poi la fatica ha presentato il conto, e quindi Matej Moric 7 km va a pedalare con grande agilità verso l'arrivo. Sempre meno difficoltà per lui. Qui siamo più o meno a metà della salita del Col Agù, e adesso c'è un piccolo tratto dove si respira e poi c'è l'ultimo muro. Gara impeccabile fino a questo momento, quella dello sloveno. Assolutamente, ha corso benissimo. Fondamentalmente non è mai scattato, non è che ha cercato di fare un grande cambiamento di ritmo, è riuscito a staccare l'avversario in progressione, e in un tratto che sinceramente non me l'aspettavo, perché in un tratto di falso piano un corridore come Vermees, non dico che si è fatto sorprendere, ma evidentemente in quel momento non era al meglio. Poi perde, ma perde poco, forse lì all'inizio della salita finale ha fatto l'errore di andare un po' fuori giri, perché ha visto Moric, aveva un contatto visivo, però tra l'altro Alessandro è rimasto un po' sulle gambe. Arriva la certificazione di radioinformazioni, no? Perché noi l'abbiamo spiegato proprio in Regione Lombardia, vengono queste grafiche che vedete vengono prese col GPS, radioinformazioni invece da postazione fissa fa partire il cronometro e misura il distacco. Era arrivato a 20 secondi, ecco perché forse si è fatto così prendere. Era arrivato a 20 secondi, quindi vicinissimo. Infatti si era girato Moric a un certo punto, perché l'ha visto, probabilmente l'ha vista, a quel punto ha ricambiato ritmo. Qua siamo alla fine. Qua si svolta a sinistra e inizia l'ultimo tratto, altri 300-400 metri molto molto impegnativi e tutti proprio in sterrato. Bella cornice del pubblico anche sul Col Agù ad aspettare l'arrivo di Matej Moric. Questo tratto invece era assolutamente vietato.
posizionarsi vista la stretta carreggiata. E qua vediamo Florian Vermees che adesso mostra tutta la pendenza nella sua pedalata, nel suo lento incedere. Grande fatica. Se abbiamo deciso di chiudere il tratto finale perché era molto stretto, molto tecnico, e per evitare che qualche atleta perdesse la gara abbiamo preferito chiuderlo, però comunque vediamo che c'è tantissima gente che precede il tratto difficile. Una posizione l'hanno trovata lo stesso i numerosissimi tifosi sul percorso, e poi colpo d'occhio straordinario in piazza Vittorio Emanuele Pieve di Soligo per l'arrivo del mondiale gravel che sembra consegnarsi a Matej Moric. Tratto che va oltre il 20%, questo non rende giustizia alla ripresa televisiva, però vediamo che si ferma quasi, quindi capiamo quanto duro può essere questo tratto. Eccolo che sbuca finalmente Matej Moric, può respirare, trova un po' di sollievo adesso, l'ultima fatica altimetrica compiuta. Però massima attenzione perché la discesa è molto insidiosa, molto pericolosa e tecnica. È quasi al limite tra gravel e mountain bike. E qua la classe di questo ragazzo che sembra divertirsi adesso in picchiata, in discesa. Ma forse rischia anche qualcosa. E ancora bloccaggio della ruota posteriore. Si aiuta molto anche con il corpo. Sposta la bicicletta con i piedi. Grande tecnica di Matej Moric in questa discesa. Bravissimo. Qui sicuramente guadagnerà qualcosa su Vermees. Per me ci arriverà anche in cima alla salita più affaticato, ha una pedalata molto più appesantita, quindi ha bisogno di rifiatare un attimo prima di prendere la discesa, e ci sta benissimo che perda qualcosa in questo tratto. Ha pennellato le curve, ha corretto in maniera sensibile le traiettorie con grande leggerezza, con grande classe anche qui, è arrivato un po' lungo, va a correggere, stando ben attento a non piegare troppo le ruote perché è un attimo perdere il contatto dal terreno con la ruota anteriore. Secondo me era venuto a provarlo più di qualche volta perché l'abbiamo visto molto molto preparato su questa discesa. Sicuramente lui nella sua testa, se era in compagnia di qualcuno, qui provava a staccarlo. È un grande discesista. Chiaro che questa è una discesa diversa da una discesa su strada, però ha una guidabilità incredibile Moric, può fare la differenza anche in un tratto di 200-300 metri. Adesso torna leggermente a salire la strada. Sì, leggermente, e poi c'è l'ultima discesa, un drittone da San Gallo che scende fino alla chiesa di Soligo per poi riprendere l'ultimo tratto in pianura che ci porterà all'abitato di Pieve di Soligo. Massima attenzione perché comunque l'ultima discesa ha un tratto in una piccola mulattiera dove bisogna stare molto attenti. Si volta per controllare la situazione alle sue spalle Matej Moric, sono 52 secondi, si avvicina al minuto di vantaggio. Sloveno che abbiamo detto quest'anno comunque si è ritagliato grandi soddisfazioni, è tornato a vincere una tappa al Tour de France e ha vinto il Giro di Polonia. Forse è mancato un po' a primavera nelle classiche, ma d'altronde la soddisfazione alla Milano Sanremo se l'è già presa. Matej Moric continua a voltarsi, quasi 5 km all'arrivo per lui. È stata una gara lunga, ricordiamolo. Lunga ma anche insidiosa, qui vediamo infatti in un tratto abbastanza boschivo dove anche le moto hanno molta difficoltà a transitare. E vedendo questo tratto mi viene in mente uno degli organizzatori che oggi è in gara, direttore di corsa internazionale che sta seguendo, anticipando la corsa, che è Giorgio Dalbò, presidente del comitato provinciale di Treviso, che è stato diciamo uno degli angeli in corsa perché questi ragazzi sono protetti dalle scorte tecniche, dai direttori di corsa, dai medici, e quindi un bravo va sicuramente a loro che dopo 5 ore di moto arriveranno sfiniti all'arrivo. Perché si fa fatica anche in moto su un percorso del genere soprattutto, e tra l'altro ci vuole abilità anche nella guida del mezzo meccanico perché le ruote più strette favoriscono la tenuta di strada mentre le moto tendono più a scivolare. Dopo tanti anni fatti in moto il Giro d'Italia ho una certa competenza anche in materia. E
sempre sulla strada è un conto. Quanto manca qui? Perché qua siamo a 5 km all'arrivo, manca veramente poco alla svolta a destra di San Gallo e di prendere il drittone che porta direttamente poi al tratto finale pianeggiante che segue proprio il fiume Soligo e che ci porterà a Pieve di Soligo. Grande sicurezza comunque nella pedalata di Matej Mohoric nell'affrontare questo ultimo tratto in sterrato. Ecco, va ancora una volta al bloccaggio della ruota posteriore e poi ritrova l'asfalto, e questo è il discesone in cima all'eremo di San Gallo. Da qua discesa, si vede Pieve nello sfondo, 500 metri e poi la mulattiera. Manca poco e poi è solo pianura. E quanti chilometri sono di pianura per arrivare qui al traguardo? Da qui al traguardo più o meno siamo a 5 km. E qui vediamo altissima velocità da parte di Matej Mohoric. Sicuramente visionare il percorso più volte, aver fatto già un giro in precedenza è determinante per un atleta che deve cercare di guadagnare qualcosa, e soprattutto in questi tratti è un corridore molto tecnico come lui, in discesa sta cercando di guadagnare ancora, pennella le curve in maniera impressionante, sfrutta tutta la sede stradale e poi si sta un po' divertendo secondo me. Mondiale Gravel con la partenza dalle bandie, siamo nell'alta marca trevigiana, Treviso, un solo corridore al comando, Matej Mohoric, il vincitore della Milano-Sanremo su strada, quest'anno ha vinto una tappa al Tour de France e lui la testa della corsa, un vantaggio di un minuto su Florian Vermees in rappresentanza del Belgio, secondo in questo momento, un Vermees che è stato staccato sulla salita delle Serre quando mancavano una ventina di chilometri al traguardo. Una gara lunga 169 chilometri con 2000 metri di dislivello. Alla partenza il grande favorito era Wout Van Aert, ma il fuoriclasse belga non ha avuto fortuna, una scivolata, una doppia foratura ed è finito fuori dai giochi. Altro corridore molto atteso, caduta di Matej Mohoric, che può forse riaprire, no, nessun problema meccanico, può riprendere le insidie del mondiale gravel. Scivolata di Matej Mohoric, ha un vantaggio sufficiente, soprattutto la bicicletta non ha avuto problemi meccanici e quindi può riprendere. Stavamo dicendo, uno dei corridori attesissimi era anche Alejandro Valverde, che è nel gruppo che sta giocando la terza posizione. Andiamo a rivedere il passaggio dall'asfalto alla terra, all'anteriore. Alessandro Petacchi capita, è bravissimo, ma può capitare. Ha avuto fortuna perché se picchiava nel palo si poteva fare veramente male. Addirittura si è appoggiato sulla balla di fieno, era quasi fermo quando gli è partita l'anteriore, quindi è rimasto sul posto. Fortunatamente non ha avuto problemi meccanici, perché se quel tratto la bicicletta avesse avuto un problema, probabilmente Vermees sarebbe arrivato. Tanto si lui volta. Non sa il vantaggio che ha e quindi continua a voltarsi, perché esatto, perché non è dotato di radiolina. Dicevamo, mondiale gravel, un ritorno all'antico. Tra l'altro è stato spettacolare questo mondiale nelle colline dell'alta marca trevigiana, patrimonio dell'UNESCO, con il vitigno del Glera, il vitigno del Prosecco. È stato un percorso molto esigente, 2000 metri di dislivello. Adesso trova l'abitato di Pieve di Soligo, che è la sede di arrivo di questo mondiale. Continua a controllare anche la situazione del mezzo meccanico Fabrizio Cazzola, rappresentanza del comitato organizzatore. Siamo quasi arrivati. Sì, siamo all'arrivo, ormai manca poco, solo pianura, ma come abbiamo detto prima è una pianura dove bisogna stare sempre attenti. Abbiamo visto adesso Matej che forse sul tratto un po' più semplice ha perso il controllo della bici. È una picchiata da qui all'arrivo, veramente lungo il fiume Soligo verso l'abitato di Pieve. Va ancora a controllare la ruota posteriore, la blocca per un attimo, sfiora il muretto, è uno dei migliori discesisti al mondo in bicicletta. Ricordiamo la sua vittoria alla Milano-Sanremo proprio con una discesa dal poggio straordinaria, Matej Mohoric, ed è vicinissimo a conquistare la maglia di ridata di campione del mondo gravel. Secondo me ti sta facendo anche un po' divertire con queste frenate. Sì, lui va in derappata perché in pratica facendo così stacca all'ultimo, quindi rallenta molto meno e
rischia qualcosa in più e ovviamente fa divertire un po' anche noi, un po' anche il pubblico, e anche lui si sta divertendo, sa che ora si è accorto, ha capito il vantaggio che ha e chiaramente si diverte un po' prendendo qualche rischio che insomma deve stare attento. Slovenia Caput Mundi, dopo la cavalcata solitaria del suo amico e compagno di nazionale Tadej Pogacar ieri al Giro di Lombardia, Matej Moric, cavalcata solitaria anche per lui per andare a vincere il Mondiale Gravel, ma ancora bisogna attendere fino all'ultimo metro, fino alla linea d'arrivo, però sta andando spedito il corridore sloveno verso questo successo. Migliore azzurro in questo momento è Alessandro De Marchi, che è nel gruppo con Valverde, Schoenberger, Paul Voss e Quintin Hermans, che sono alle spalle di Connor Swift, che è braccato proprio da questo gruppo per la medaglia di bronzo, mentre sembra certa la medaglia d'argento di Florian Vermees. E adesso qui sta facendo grande velocità Matej Moric in questo tratto, molta polvere, giornata che ha visto partecipare più di 1800 persone a questi mondiali gravel, perché oltre ai grandi nomi del ciclismo sono partiti dietro di loro tutti i grandi amatori della bicicletta, del gravel. Naturalmente bisognava qualificarsi, quindi non corridori a caso, ma amatori di qualità. Ieri abbiamo visto Brochard, Prost, c'erano nomi anche che vanno oltre al ciclismo presenti al mondiale gravel. Ieri sono partite le varie categorie femminili e maschili. Ieri c'è stata la gara femminile con la vittoria di Katarzyna Niewiadoma per la Polonia, la medaglia d'argento di Silvia Persico di Cene, Bergamo per l'Italia, e la medaglia di bronzo invece che ha sorriso all'Olanda con Demi Vollering. E oggi stiamo assistendo all'ultimo chilometro di Matej Moric, che è sempre più rilassato, sempre più a suo agio sulla bicicletta, perché siamo nell'abitato ormai di Pieve di Soligo, piazza Vittorio Emanuele, la chiesa di Santa Maria d'Assunta, attendono proprio l'arrivo di Matej Moric, che si prepara per essere ricordato al meglio nelle fotografie ricordo di questo campionato del mondo gravel. Uno spettacolo, un onore averlo qui come vincitore, uno spettacolo per il pubblico, ma uno spettacolo per le nostre colline. Se mi permettete, invito tutti a venire a vederle, perché sono uno spettacolo mostruoso da vivere in bicicletta, mi raccomando, perché la bicicletta è il mezzo del presente e del futuro. Esulta già Matej Moric, 700 metri di gioia pura saranno per lui, continua a voltarsi, ha fatto una gara impeccabile Alessandro. Beh, ha fatto qualcosa di incredibile, è stato veramente bravo, anche tatticamente ha corso benissimo, non ha mai esagerato, è riuscito a staccare Vermees al momento giusto e poi dopo ha fatto una cavalcata. 150 metri, una piazza ricolma di gente ad attendere Matej Moric, campione del mondo gravel di ciclismo. Slovenia ancora sugli scudi con questo straordinario campione Matej Moric, boato per lui. Eccolo che taglia la linea d'arrivo in piazza Vittorio Emanuele. Matej Moric, medaglia d'oro del campionato del mondo gravel. Uno spettacolo di pubblico, come si vede, lungo tutto il rettilineo d'arrivo, prima e dopo. Ecco per la medaglia d'argento il Belgio, Florian Vermees. È stato l'ultimo ad arrendersi a circa 20 km dall'arrivo a Matej Moric. Un altro secondo posto di prestigio, era arrivato secondo alla Parigi-Roubaix dietro il nostro Sonny Colbrelli, il giovane belga che saluta, e comunque ha fatto una grande gara anche lui e si è divertito anche lui, grande fatica, medaglia d'argento belgio. E adesso attendiamo, anche perché le informazioni sono state scarne su quello che succedeva alle spalle, andremo a vedere adesso chi sarà a salire. Intanto Franco Pellizzotti, abbiamo detto, di casa qui con la Bahrain Victorious, grande supporto per lui a Matej Moric, grande soddisfazione per la vittoria del fuoriclasse sloveno, molto legato al Veneto come ricordavamo per i suoi trascorsi da giovane. Una bella vittoria per lo sloveno Matej Moric. E adesso in attesa del terzo, le ultime notizie davano Connor Swift, ma con in forte rimonta il gruppetto Valverde. E adesso attendiamo con le nostre telecamere fisse
il ritardo era di circa 4 minuti. Andiamo a vedere chi andrà a salire. Tanto ringrazio Fabrizio Cazzola, che adesso mille a voi e per tutto il lavoro che avete fatto per questa bellissima manifestazione. Ti lasciamo alla cerimonia di premiazione e attendiamo, Alessandro, di scoprire la medaglia di bronzo di questi campionati del mondo gravel. Distacchi incredibili. Questo dimostra il fatto che il percorso, appunto, come diceva Fabrizio Cazzola, la UCI ha chiesto un mondiale duro, ma a mio avviso è un mondiale durissimo, è stato un mondiale gravel veramente impegnativo, lo dimostrano gli stacchi. Già a 70-80 km d'arrivo c'erano minuti e minuti su diciamo, quelli che cercavano di inseguire i battistrada. Mi spiegava appunto Fabrizio che già nei primi 30 km c'era un percorso molto molto tecnico, pianeggiante ma costituito da tanti sassi, quindi un fondo stradale molto difficile dove bisognava spingere ma avere anche una guidabilità importante, quindi ha fatto già lì tanta differenza. Grande selezione fin da subito, un gruppo di una trentina di corridori ha subito preso margine, poi c'è stato il colpo di scena, come dicevamo, di Wout Van Aert, la scivolata e poi la doppia foratura per il fuoriclasse belga, e abbiamo visto che senza assistenza alle spalle sono problemi meccanici che ti condannano perché non hai più margine e tempo per recuperare. È stato bravo Florian Vermisa, eccolo, la medaglia di bronzo, è riuscito a resistere a quasi 3 minuti di ritardo. Connor Swift va a prendersi la medaglia mondiale, la medaglia di bronzo per la Gran Bretagna, si volta, ha resistito al ritorno del gruppo Valverde, lui che ha fatto gara di testa, e anche per lui tantissimi applausi e il boato di piazza Vittorio Emanuele a Pieve di Soligo. Quindi podio completato con campione del mondo gravel Matej Mohoric in eccolo qui in seconda posizione è arrivato Florian Vermisa, medaglia di bronzo invece per Connor Swift. E adesso con le telecamere andiamo a pescare invece corridori alle spalle con Connor Swift, ma distacchi, è ciclismo di una volta la gravel, quindi ecco, distacchi enormi. Qua andiamo a vedere se c'è la sorpresa dello statunitense e Valverde, Keegan Swenson con Alejandro Valverde, pensate, dorsale 225, l'americano che ha fatto corsa di testa insieme a uno dei mostri del ciclismo, Alejandro Valverde, una carriera straordinaria, tantissime classiche, 5 vittorie alla Liegi-Bastogne-Liegi, una classe immensa, il campionato del mondo a Innsbruck, sempre protagonista, vincitore di una Vuelta di Spagna, si è ritirato l'anno scorso da vincente e quest'anno ha intrapreso la via del gravel, qui inquadratura dall'alto per il campanile di Pieve di Soligo, sono vicinissimi. Si lotta per il piazzamento perché le posizioni del podio sono andate tutte via. Andremo a vedere. Di solito Valverde sugli arrivi aveva pochi rivali anche su strada. Sugli arrivi ristretti era un corridore, sempre stato su strada un corridore molto molto veloce. Non conosco lo statunitense, non so quanto possa essere veloce allo sprint, però è chiaro che Alejandro ha delle qualità incredibili e in questo momento non gli sta dando più il cambio parecchio tempo che non vedo lo statunitense passare in testa, quindi non so se sta cercando di far fare fatica il più possibile a Alejandro, però rimane il mio favorito allo sprint. Keegan Swenson nel 2020 ha vinto l'Everesting Challenge, una gara che si svolge nello Utah, però non è un professionista, non corre in Europa, quindi è stato la sorpresa del gruppo di testa, la sorpresa
di questo mondiale. Andiamo a vedere, arrivano tante volate, ecco qua Valverde la prende in testa la volata, andiamo a vedere, Svensson lo affianca, lotta serrata all'interno, Alejandro Valverde, e non ha voluto farsi battere. L'orgoglio, la classe di Alejandro Valverde. Sicuramente nell'ultima curva destra è importantissimo entrare in prima posizione, e poi girando sulla sinistra l'arrivo ha un grande vantaggio stando appunto. Ecco che arriva sinistro. Un altro grande del ciclismo, Quintin Hermans, vittoria in Coppa del Mondo di ciclocross, secondo alle spalle di Evenepoel 2 anni fa la Liegi-Bastogne-Liegi, e va a chiudere in quinta posizione Quintin Hermans. È passato dall'Intermarché all'Alpecin de Koenig quest'anno. E intanto rivediamo, bellissima questa immagine con tantissima gente a salutare l'arrivo. Ecco il primo italiano. Applausi per Simone Velasco, bravissimo, si è gestito splendidamente, il campione d'Italia su strada. Ha recuperato tantissimo nel finale. Bravo, bravo Simone Velasco, grande gara che dà l'idea della statura, e qua ha fatto un recupero strepitoso Wout van Aert, e a me piace questo corridore perché poteva ritirarsi tranquillamente, l'ha fatto fino all'ultimo metro, e il boato è impressionante, sfortunato ma un grande, chiude il mondiale gravel lontano dai primi, ma lo chiude in top 10, bravissimo. Ha fatto una rimonta impressionante, aveva più di 10 minuti di svantaggio, ma aveva tanti corridori davanti. Anche Velasco era molto attardato, però è chiaro, questo dimostra quanto è stato impegnativo questo percorso e quanta gente è andata in grande crisi nell'ultimo giro. Ultima parte di percorso, ha volato letteralmente Van Aert. Peccato per la sfortuna che lo ha colpito nelle due forature. È una caduta. Altro italiano all'arrivo, Alessandro De Marchi, friulano di Buia. Si va a completare la top 10 di questo mondiale gravel. Visione dall'alto di Pieve di Soligo, splendido comunque questo mondiale con la grande prova di Matej Moric. Ma il fatto che grandi campioni abbiano onorato fino all'ultimo Schoenberger, dovrebbe essere Sebastian Schoenberger adesso a presentarsi sulla linea d'arrivo. Eccolo, applausi e boato per tutti, certo che quello che ha accompagnato il vittorioso Matej Moric e Wout van Aert si è impresso bene nei nostri timpani. Grande impennata di decibel per l'arrivo del campione del mondo, per l'arrivo del corridore più atteso che poteva tranquillamente ritirarsi, invece ha onorato fino all'ultimo metro. Credo che si sia anche divertito. Ha chiuso ottavo Van Aert, ma Oric, Vermise, Swift sul podio, Velasco settimo, De Marchi nono. Abbiamo chiuso la top ten, siamo in attesa proprio della cerimonia protocollare di premiazione. Peccato per Van Aert, ma anche per Velasco, perché per come è arrivato e per il ritardo che aveva ci sta che abbia avuto magari un intoppo, un problema meccanico e quindi è stato attardato. Un Van Aert così, per come è andato nella seconda parte con un Moric in questa condizione e un Vermees, sarebbe stato veramente un gran finale vedere il campioncino belga lottare con un Moric scatenato. Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione, tanto si susseguono gli arrivi e sarà così per parecchio tempo, abbiamo detto del grande numero di iscritti a questa gara. Intanto tutto è pronto per andare a vivere il podio, e questi sono gli ultimi metri che si è goduto Matej Moric, che ha avuto una bella punta di adrenalina in quella caduta a 2 chilometri dall'arrivo che poteva condizionare una gara perfetta. Così non è stato,
si è rialzato integro con la bicicletta integra, è andata a chiudere così, in questa maniera, il campionato del mondo gravel. E qui, come aveva fatto Diego Rosa un giro dei Paesi Baschi, e da lì poi in molti l'avevano imitato, va a sollevare la sua bici Matej Moric. Giornata di grande caldo con temperature di 27-28 gradi, sole, e quindi questo ha favorito lo spettacolo, magari che ha causato un po' più di sofferenza ai corridori. E qui Santa Maria dell'Assunta, ripresa dall'alto, questo borgo Pieve di Soligo con il suo palazzo Vaccari che è alle nostre spalle, sede del municipio che è proprio alle spalle del podio, piazza San Francesco poco vicino qui, palazzo Balbi, San Martini, il ponte del contenzioso sul fiume Soligo, lo vediamo adesso inquadrato dall'alto, centro di questa splendida zona che abbiamo attraversato, abbiamo visto attraversare delle biciclette con le colline dell'Alta Marca Trevigiana. Dall'alto si può vedere proprio la sede d'arrivo, la sede del villaggio e poi anche l'area dedicata al mangiare e al bere, all'enogastronomia. E credo che prenderà sempre più piede e interesse anche a livelli massimi il gravel. Io credo di sì, sai, quando corridori come Van Aert, Moric, appunto Vermeers, un corridore che è salito sul podio come avevamo detto in telecronaca alla Parigi-Roubaix, quindi questo fa, possono fare un po' da così da invogliare anche altri corridori a prendere parte a un mondiale di questo tipo. È chiaro che è una disciplina abbastanza nuova, e però a chi piace fare la Roubaix, a chi piace fare le gare in Belgio, sicuramente questa è una gara, sai, è che è una disciplina come credo un Valverde che ti arriva quarto, esatto, fuori dalla carriera su strada, penso che faccia capire la cosa. Credo che la problematica sia stata la data, perché così a ridosso del Giro di Lombardia tanti corridori che hanno partecipato ieri al Giro di Lombardia e magari avrebbero voluto partecipare al campionato del mondo gravel non hanno potuto proprio fisicamente farlo. Ecco, spostarla una settimana più in là allora aprirebbe sì al fatto che qualcuno abbia voglia di divertirsi, tanto la condizione c'è dopo che hai preparato il Giro di Lombardia, e quindi fare questa sfida che è indubbiamente divertente e amata dai ciclisti. Ah, sicuramente così, a fine stagione, una settimana dopo Lombardia, c'è la possibilità di avere qualche partecipante in più di grande spessore. Diciamo che sta attraversando il meteo, è incredibile perché c'è, fa caldissimo, e immaginiamo questa corsa, questo percorso magari sotto la pioggia o col freddo, brutto tempo, sarebbe una gara infernale, veramente veramente dura. È una disciplina particolare, una disciplina molto molto difficile, però io credo che siamo solo all'inizio, piano piano si prenderà un po' più le misure anche l'UCI nel regolamentare magari i percorsi, quanto, cioè, è chiaro che anche l'UCI si renderà conto di quanto è stato impegnativo questo percorso e magari fare percorsi leggermente meno duri, ecco, perché oggi è stato veramente grillo, l'hanno dimostrato i grandi distacchi. Mi immagino questo percorso, appunto, come ho detto prima, in condizioni meteo avverse, quindi diventerebbe una corsa massacrante. Però sicuramente è stato bellissimo, una gara incredibile, resa anche spettacolare dai corridori. Matej, you are world champion in front of this amazing crowd. What's the feeling right now? I'm
the parkour today was beautiful and percorso molto bello. One of the best days on the bike. I enjoyed so much. Mi sono divertito molto. I always wanted to start mountain biking and then started to practice road cycling because my friends did. But yeah, today I really enjoyed. It hurt my legs, but I was happy. My mind was super happy, so congrats also to Florian. Mi sono molto divertito, gambe magari un po' meno, però la mia mente ha apprezzato il divertimento di questa gara. I'm super proud of this achievement. Sono veramente when did you understand you could molto orgoglioso di quello che ho fatto e di chi mi ha supportato. Sono partito subito forte, cercando di fare del mio meglio. Mi sentivo bene. Sapevo che il finale era molto impegnativo, gli ultimi 40 km, 30 km. Non potevo chiedere un percorso migliore, molto tecnico, proprio mi piaceva. Ho fatto il mio meglio. Ho sofferto anche un po' e poi sono arrivato all'arrivo. What did you think that? In the recon I went around on the path and then in the race I saw you could cut, so I figured I'd better to cut, but it was not a great idea and I slipped out, but I stayed calm and I knew I had a allora, avevo provato in ricognizione, gli stanno chiedendo della caduta, ho provato in ricognizione, ma ho voluto cambiare quello che avevo provato in ricognizione, non è stata una grande idea. I think this discipline is has a great future ahead of it and I think it's going to be very popular in the future, so I'm sarà molto popolare in futuro questa disciplina, lo credo, come back, sono convinto. Racing in the gravel world championships. Oh yes, if I can. Yes thank you very much. Tornerò a pedalare qui. Matej Moric, campione del mondo gravel a Pieve di Soligo. Sempre in attesa della cerimonia di premiazione per questo mondiale gravel che ha visto la partenza dalla provincia di Treviso, le bandie. Qua vediamo la top 10, Moric, Vermise, Swift, li vedremo salire sul podio, quarto Valverde, Kilian Swenson, questo biker statunitense, quinto, Herman sesto, Belasco primo, Azzurro settimo, Wout van Aert ottavo, De Marchi nono, Sebastian Schomberger decimo. Da registrare quindi l'ottava posizione Van Aert, abbiamo già spiegato i problemi, la caduta e le doppie forature per il fuoriclasse belga, la gara impeccabile di Matej Moric, la resistenza di Florian Vermeese, la resilienza di Connor Swift e la classe pure di Alejandro Valverde, che non ha voluto cedere la quarta posizione al più giovane Keegan Swenson statunitense. Sprint d'altri tempi per Valverde per andare a prendere la quarta posizione. Naturalmente le fasi che precedono il podio sono un po' più lunghe perché hanno un po' più di polvere addosso, un po' come quello che accade alla Parigi-Roubaix. Si fa molto prima in condizioni stradali, ecco, è chiaro che sono arrivati molto sporchi, pieni di polvere, hanno bisogno di qualche minuto in più per cambiarsi. Intanto abbiamo detto continueranno ad arrivare le centinaia di partecipanti a questo campionato del mondo di gravel. Il presidente della regione Veneto Zaia a complimentarsi proprio con gli atleti che tra poco vedremo salire sul podio di premiazione. Connor Swift, Vermeese e là maglia verde che chiacchiera con Franco Pellizzotti, Matej Moric. Bahrain Victorious, che per anni ha avuto anche la presenza di Alberto Volpi, la notizia proprio l'altro giorno, e andrà a occuparsi di una formazione giapponese che cerca di fare il grande salto. Tra l'altro una particolarità, molti degli atleti che hanno partecipato quest'oggi sono venuti con le famiglie, con i bambini, e tra l'altro
il meteo ha premiato questa scelta. Giornate godibilissime. Dovremmo esserci. Sempre in attesa della cerimonia di premiazione da Pieve di Solego, si è appena concluso il mondiale gravel, tutti sotto il podio per immortalare questo momento, la premiazione con Slovenia che succede al Belgio, Gianni Vermise il vincitore della prima edizione, Matej Mohoric il vincitore quest'anno. Tantissime ormai le discipline che assegnano la maglia mondiale nel ciclismo. C'è stato un esplodere proprio di discipline. Tanto Enrico Della Casa, presidente della UEC, Luca Zaia, presidente regionale, Cordiano Dagnoni, Federciclismo, i sindaci e gli amministratori locali coinvolti in questo mondiale, questa prova iridata, sono pronti ad attendere i grandi protagonisti che sono loro, eccoli: Connor Swift, Matej Mohoric, Florian Vermise. Ancora una volta sono applausi. Siamo ormai prossimi, tanto una battuta la strappiamo a Franco Pellizzotti per vedersi il suo Matej Mohoric. Grande contentezza abbiamo visto dalle immagini. Ma c'è una contentezza sicuramente alla pari di un campionato del mondo, no? È una specialità nuova che sta prendendo molto piede, è da quest'inverno che stiamo parlando di questa corsa e quindi poi la fortuna di abitare vicino, quindi di averla potuta anche visionare più volte, e poi un super Matej. Allora, si può dire, gli hai spiegato tutto il percorso tranne una curva, si può dire così? No, quella l'ha anche provata. E poi l'ha detto, però ha detto che ha cambiato in gara e ha sbagliato. Sì, perché effettivamente in prova l'ha fatta in un'altra maniera, oggi l'ha provata a fare diversamente e l'ha sbagliata. Va bene, comunque complimenti anche alla Bahrain Victorious, perché abbiamo visto avete dato un grande supporto a Matej che correva naturalmente per la nazionale slovena. Ma qui sì, per noi era importante come squadra, come Merida, perché comunque stava lanciando la nuova bicicletta e quindi felicissimi. Complimenti a Franco Pellizzotti, è proprio l'importanza del mercato che è legata a questa disciplina, no? Vabbè, è chiaro e che quindi tutte le case, le varie case che stanno producendo biciclette per i vari atleti, ognuno per la propria squadra, ha tirato fuori dei prodotti nuovi e chi è salito sul podio fa sicuramente pubblicità, fa conoscere appunto questa bici gravel
dei sì. vari marchi, sono tre marchi differenti quelli esatto. che sono saliti sul podio, quindi è un grande movimento, è una grande pubblicità. Eh sì, tra l'altro in grande espansione proprio l'utilizzo di questo modello di biciclette, ecco perché c'è il grande interesse anche da parte del top del ciclismo mondiale, che si cimenta principalmente su strada a partecipare a questa disciplina. Ecco il momento di Matej Moric. Lui che, abbiamo detto, ha vinto il campionato del mondo juniores su strada, da under 23 su strada, campione del mondo adesso, specialità grave. Eccolo, Matej Moric, medaglia d'oro. Va a vestire quello che è il simbolo del ciclismo per i campioni del mondo, la maglia iridata. Questa splendida maglia. Matej Moric, soddisfatto per un mondiale che comunque lo vedeva contrapposto a grandi atleti. E qua, con la medaglia d'oro, i complimenti del presidente del WEC, vicepresidente Luci, Enrico Della Casa. E qui abbiamo il podio. Io su questa immagine saluterei tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito in questa lunga diretta su Rai Play, questa splendida applicazione che permette di arrivare ovunque. Matej Moric, campione del mondo gravel, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata da Alessandro Petacchi ed Andrea De Luca. Buona serata a tutti.
appunto Piero Daglioni e Razzi Pantolist, Mr. Massimo Pantolist, per organizzare i comici. Now they receive the wine Colegnano Vardo Viale del Prosecco OCG, ready for the champagne shower. Ready for the Prosecco, ready for the Prosecco di OCG Colegnano Vardo Viale del Shower. Prosecco shower. It's better to go away because we don't want the shower by wine now. And here we go! Applausi quindi per